mio parere tecnico e loro come allievi abbiamo provato a costruire qualcosa, a scoprire qualcosa di nuovo, sempre sulla base di questa dell'equitazione che, come abbiamo già detto tante volte, è fondamentale per poi partire e costruire cose importanti. Cosa dobbiamo cercare? Il calo mentalmente sia predisposto. Poi si può organizzare il campo prova a secondo di delle esigenze di ogni cavallo, ma la prima cosa è che sia sciolto, che salti bene, che usi bene il corpo e che sia attivo, perché dobbiamo preparare un percorso, un tracciato, no? Non c'è bisogno di fare un campo prova severo e far entrare il cavallo con la preoccupazione, bisogna cercarlo di metterlo al meglio per poi nel percorso rendere anche con qualità il percorso, ok? Non puoi riprendere la distanza così, guarda me, scendi e la riprendi così. È la gamba, che capito che voglio dire? Te quando vuoi andare a prendere la distanza lasci tutto e vai in avanti, ripeti subito e quattro galoppi ma con la gamba imbattuta e tu dietro. Calma la calma, deve venire avanti alla gamba ora. Non spingere, non spingere. Brava. Ho riscontrato un miglioramento sia da parte mia, più fiducia in me stessa e un miglioramento da parte della cavalla nel lavoro sia in piano che sul salto. Bravo, così. Mantieni questo, Michelangelo. Bravo, calmo. Calmo, la mano bassa, lascia saltare il cavallo, bravo, composto, composto, bravo, abbassa le mani. Guarda la strada che devi fare, guarda la direzione. Vai, vai. Ora calmo, regolare, in avanti ora. Bravo, non devi, ok. In questo cammino sportivo e in questo mondo più guardi e più fai tesoro di quello che vedi, e più il bagaglio culturale equestre si allarga. Sempre bello sentire con un professionista, un atleta, un cavaliere così completo che condivide le sue esperienze con noi ragazzi.